Ciao a tutti da Vittorio, video veloce ma necessario perché è arrivato l'annuncio che forse speravamo tutti, ovvero Iglitare annuncia che non resterà la Lazio. Qualcuno ha scritto che si era dimesso. No, semplicemente Tare comunica che non rinnoverà con la Lazio e quindi a scadenza del contratto, che è fra un mesetto, il 1° luglio, non rinnoverà e lascerà la Lazio dopo 18 anni. Ha sfruttato il TG1 per rilasciare un'intervista in cui annuncia che lascerà la Lazio dopo 18 anni fra calciatore e dirigente. Dice che è una decisione già presa da tempo e che però per non dar fastidio, non creare problemi alla Lazio che era ancora alla ricerca del posto in Champions League, non ha dato l'annuncio in precedenza. Decisione maturata ovviamente dal fatto che nell'ultimo anno e mezzo Iglitare non era più quel Deus ex machina che era prima negli anni precedenti a Maurizio Sarri. Con l'arrivo di Sarri, l'allenatore biancoceleste ha fatto pressione sullo Tito e Tare ha perso potere e questo ovviamente gli ha dato fastidio, da qui l'idea di non restare alla Lazio, anche perché insomma con Sarri non c'era grande compatibilità e quindi dal 1° luglio Iglitare non sarà più il direttore sportivo della Lazio. A mio avviso era una scelta inevitabile. Tare non aveva mai instaurato un rapporto con Maurizio Sarri e in ogni squadra, direttore sportivo e allenatore devono avere la stessa visione, devono stare dalla stessa parte, avere un progetto comune. Era evidente che Tare e Sarri non ce l'avevano e quindi uno dei due doveva lasciare. Ha lasciato Tare e direi che è il meglio per la Lazio perché Sarri ha dimostrato di essere un allenatore molto valido. E adesso vediamo quello che succederà in futuro, perché Repubblica settimana scorsa ha detto che non ci sarà un vero nuovo direttore sportivo, ma ci sarà un team che lavorerà per il mercato sotto la guida di Sarri e Claudio Lotito. Per cui vedremo, ma la notizia importante, un po' quella che aspettavamo tutti noi, era l'addio di Iglitare, che lo ha comunicato con un mesetto di anticipo, ma ripeto, nei video precedenti avevo detto che non c'era mai stato l'idea di un rinnovo. La Lazio, Lotito non aveva mai proposto un rinnovo, Tare non aveva mai fatto passi in avanti in questa direzione, quindi era inevitabile che si arrivasse a questa conclusione. Conclusione anticipata dalla dichiarazione, dall'intervista di Iglitare al TG1, direi che per la Lazio è un'altra giornata positiva dopo quella della conquista del secondo posto. Attenzione, Tare ha fatto bene alla Lazio, soprattutto i primi anni. Ma quando secondo me si è un po' lasciato andare, un po' diventato presuntuoso sul mercato, ha portato tanti acquisti sbagliati. Per carità, Milinkovic-Savic e Luis Alberto ce li ricorderemo tutti, ma non possiamo dimenticare i vari Turmisi, Gioni, Vavro, eccetera. Acquisti fatti da lui che sono stati un mezzo disastro o un disastro completo. Quindi Tare lascia la Lazio, ha vinto Sarri la guerra interna e adesso vedremo come sarà il mercato della Lazio.